Benvenuti all'Arcella, io sono Cristina e lui è Samuele della cooperativa Il Sestante. Qua attiva in Arcella da un paio d'anni con un welfare point territoriale che si occupa principalmente di partecipazione e sviluppo di comunità. L'Arcella è un quartiere dinamico, un quartiere eterogeneo. Negli ultimi anni molti cittadini, reti informali di associazioni e anche stessi commercianti, comunque residenti del quartiere, si sono fatti fronte comune per tentare insieme di contrastare quelli che sono i pregiudizi e instillare una nuova narrazione sull'Arcella, una narrazione fatta di positività, di bellezza e di ricchezza. Promuovendo comunque azioni e progetti di rivitalizzazione sociale e di rigenerazione urbana. Esatto, tutto questo grazie anche a diversi linguaggi espressivi, come possiamo vedere già attraversando il ponte, che è un ponte che è tra culture. Possiamo vedere la street art, che è uno dei linguaggi più diffusi qui in Arcella, ma non è solo l'unico. Infatti, attraverso questi linguaggi come cultura, musica, arte, fotografia, cibo etnico, creatività, è possibile assistere ad un mix di culture, un mix dinamico che rendono l'Arcella un quartiere ricco e variegato. Prima tappa della prima Arcella è il cavalcavia Borgomagno, che è appunto un luogo simbolo, un vero e proprio ponte che collega e unisce il quartiere alla città. Proprio in questo luogo hanno avuto luogo momenti pubblici di confronto e scambio tra realtà, cittadini e istituzioni. Non possiamo ovviamente non citare il Movimento Revolution. Dal cavalcavia non solo possiamo ammirare una delle ultime opere di street art nate qui, il murales di Tony Gallo, creato grazie alla partecipazione dal basso dei cittadini con un crowdfunding e alcuni sponsor privati. Il murales più alto della città racconta i sogni, le speranze e i desideri del quartiere. La street art è un linguaggio quindi universale, come vediamo qui in Arcella, e molti artisti hanno scelto appunto le vie di questo quartiere, della prima Arcella, per renderlo anche uno strumento di rigenerazione. La ricchezza di opere ha portato l'Arcella ad ospitare anche la Biennale della Street Art. Piacentino, questo parco, è una delle aree verdi che negli ultimi anni è stato teatro di grandi cambiamenti, da refresh del parco grazie ad artisti e associazioni che hanno messo a punto un'azione di decoro partecipato, fino all'animazione territoriale messa in campo da molte associazioni che hanno sede in questa casetta e tanto altro. Con il progetto The Ring siamo tornati nella zona retrostazione, una zona che negli anni è stata caratterizzata per la forte presenza di vuoti urbani e commerciali. Anche qui è stato possibile dar vita ad alcuni spazi che sono diventate gallerie d'arte, sedi di collettivi fino ad info point per alcuni festival. Il progetto ha permesso inoltre la creazione di un museo d'arte diffuso grazie ad opere di street art realizzate nelle diverse serrande della zona. Il Parco Milkovic è il polmone verde della prima Arcella. Il luogo è divenuto in questi anni centro di aggregazione e punto di ritrovo per le persone e gli abitanti del quartiere. Frequentato da famiglie, residenti, giovani, anziani, il parco offre una variegata serie di opportunità e stimoli, dall'area giochi per bambini, al campetto, fino all'area cane e tanto altro. Quest'area negli anni è stata anche protagonista di un lungo processo di rigenerazione urbana che ha visto coinvolte tante realtà, residenti, cittadini, tutti uniti dallo stesso spirito per riappropriarsi appunto di uno spazio simbolo del quartiere con festival ed eventi di animazione sociale. Per concludere quindi questo nostro percorso vi raccontiamo l'esperienza dell'Istituto dell'Ex Marchesi, istituto scolastico in disuso da un po' di anni che per un breve periodo è diventato, grazie ad un'azione partecipata dal basso, luogo di incontro e sede di attività, quindi costituendosi come una vera e propria casa di quartiere. Attualmente i lavori di ristrutturazione stanno procedendo grazie anche a un confronto con l'amministrazione locale, che verrà dato quindi una nuova vita alla struttura. All'interno di questa struttura dell'ex Marchesi si intrecciano servizi pubblici, comunali e spazi per le realtà locali.